10. Allora ci sta l'impegno mio alle 10 e mezza Salvatore, l'impegno è Salvatore. L'impegno mio è una mezza sicuramente, se non hanno più. Un'ora e 10, tu se tu non fai la vostra, forse la comunque tu più conosci. Certo, arriva con un sorriso in basso. Se lo pompo via alle 10, perché probabilmente dopo il programma ce l'hanno più disponibilità del governo. No, no, perché la mattina più felice. Faremo questa piccola, quindi è un bel momento di comunità, di rispetto delle istituzioni e della nostra storia. Quindi tutti quanti siete invitati a partecipare. Dove? Facciamo sta cerimonia davanti al Monumento dei Caduti, facciamo, celebriamo prima la messa, noi il prete celebrerà la messa e poi facciamo questo piccolo, diciamo, ritrovo, questo piccolo raduno davanti alla. Allora, al nostro monumento. Quindi ricordo alle 11 e mezza. A finisce la messa, penso alle 11 e mezza. Ok, allora passiamo invece ai lavori del Consiglio Comunale. Il primo punto dell'ordine del giorno, approvazione dei verbali della seduta precedente. Procediamo come volevo anche chiedere se la segretaria, come l'avete chiesto ieri.
perché io nei documenti che hanno dato la delibera non ho trovato la mia dichiarazione di voto. E quella lì è la dichiarazione? Cioè, ho trovato all'interno della delibera, ci sarà una sintesi della cosa che ho detto, che per me va anche bene così, però non è stato allegato. Allora, se tu vuoi che insomma sia riportato, io integro, insomma, nel verificare, diciamo, tu l'hai consegnato subito, perché allora Angela che fammi la verifica, non la trovato. Se la sintesi va bene, ma lo facciamo, se invece tu vuoi io lo integro, quello che praticamente... Volevo solo che va bene la sintesi, che in effetti cioè, riporta perfettamente quello che ho detto. Ma su quale punto? Punto del giocatore, sì, verbali del giocatore. Invece la dottoressa Sarno, la dottoressa D'Amato sul punto del depuratore vuole che sia allegato l'intervento integrale che mi consegna, quindi io lo allego il verbale di pubblico e il verbale, quindi Mario, se hai sicura se sta cosa non funziona. E allora no, perché c'è il numero che non allora, c'è. Il dottore Capace no, tutto a posto. A me? No, assolutamente, io devo fare solamente... Posso... Ah, sull'altro! Non su questi tutti sui punti. Io ho provato tranne un'integrazione dovuta a un modo a voi, è dovuta al sindaco dell'amministrazione. Ricordate il motivo, se non mi ricordo, il motivo per cui io ho abbandonato l'ala, io e Marco. Non era perché dovevo andare a prendere un caffè, perché c'era una motivazione, lui mi dice, ma cazzo, guarda! Perché io ritenevo che l'amministrazione aveva fatto questo provvedimento utilizzando uno strumento improprio e facendo quasi questo lo sapete, non è che dico non è che dico una cosa che ma è corretto, ma adesso la segretaria nella sua sintetica espressione ha ragione, quindi non c'entra nulla la segretaria, non lasciare nessun documento, ha pensato di Salvatore, eccetera, e dice. Ma mi sembra proprio giusto che motivo. Allora io vorrei soltanto che sia la segretaria, non lo veda, è semplicemente l'integrazione a quello che io ho detto. Io ve la consegno, ho scritto di mio figlio, se non hai difficoltà me lo dico. Ma la sindaco ti posso garantire che ti porta proprio la questione del messo. Non ci ho messo, questo è una data, questo episodio è già accaduto in un'altra casa comunale vicino a noi, dove addirittura il più giovane si voleva imporre alle elezioni a me, dove domina avete la contesa, che non ha fatto questo. Ma in altri dove se non torniamo sulla governa che avete avuto modo di vedere la correttezza massima della nostra maggioranza. No, dopo la votazione si prevedeva di dire, attenzione. Tu invece molto più correttamente fatto prima. Rispettando sempre le volontà del consiglio. No, ma anche io rimetto, noi ci appelliamo quelle forme logiche che esistono. Se abbiamo ragione. No, sì. È troppo corretto per la mia storia. Va bene. Allora. Se dai, questo lo devi integrare, ne integrate bene come a me la parola di libera, la quale. Per dire che io non sono andata per il caffè, questo deve essere. Va bene? Ok. Tutti favorevoli? Tutti. Chiederei al consiglio, come abbiamo fatto l'ultima volta, di invertire l'ordine del giorno. Ah, no. Quando guarda l'interrogazione. Ma come fai? No, che per lui ci fa la posizione e poi la andiamo. Ah! Possiamo prendere. Allora passiamo subito dopo. Subito dopo la relazione facciamo, c'è il punto Q2 passa al punto 4 praticamente. Prima dei tempi fuori bilancio. Va bene. Vogliamo allora Mario non è adesso. No, dovete votare tutti. Favorevoli. Allora, passiamo invece al numero punto 3, diventato punto 2, approvazione del bilancio consolidato, chiederei al dottore Manzi di fare una brevissima illustrazione. Grazie.
Questo è il bilancio, andiamo a trovare il bilancio consolidato, che è il bilancio di tutta il gruppo azienda pubblica. Ovviamente si prendono in considerazione prima tutte quante le partecipazioni dell'ente, si escludono quelle che per norma, per tipologia non vanno consolidate, poi si va a calcolare il limite di rilevanza stabilito sempre dalla norma e poi una volta individuate quali sono le società da consolidare, si consolidano insieme a quello che è il bilancio dell'ente in un unico bilancio cumulativo. Nel nostro caso sono state Io prendo atto di questa sua capacità
come posso dire, che ho perso da decenni. Però voglio ricordare a me stesso, lo ripeto questa volta veramente, lo ripeto a me stesso, che la mia maestrina mi ha sempre riferito quando facevo le elementari: mi raccomando, voi non dovete solamente imparare a memoria la poesia, ma dovete sapere anche spiegare e capire che cosa state per dire a memoria. Io questa lezione l'ho assunta, mi sono sempre comportato così. Un suggerimento che do a dottor Manzi, ma con la franchezza perché possa essere suo padre. È chiaro che io non ho la capacità di ricordare tutto, però quando si tratta di un bilancio si deve anche sapere ascoltare i suggerimenti. E infatti quella sollecitazione che avevo dalla prefettura, già in quella sollecitazione, a mio modesto avviso, questa volta non è legge quello che dico, bisognava già portare gli allegati. Il nostro responsabile dire che non è così, che la data non era quella dello schema, ma doveva essere successiva. Io prendo atto di questo e gli credo, perché la sua materia. Io resto di famiglia come già allora riaffermai. Adesso ritorniamo nell'approvazione. Più che discutere dell'andamento del comune, devo dire la verità, l'ho trovato anche abbastanza coerente rispetto a movimenti di entrata e di uscita. Quindi sostanzialmente per il 2020 il comune, come bilancio, sui 10 milioni per intenderci, sui 10 milioni di movimenti, secondo me c'è una coerenza nell'ambito della discussione, nell'ambito dell'andamento numerario, e sia quello che sono le operazioni da discutere o da pagare. Dove viceversa, non mi dite che io sono tedioso, perché chi parla in genere, mi riferisco ai colleghi consiglieri, non vuole salvare la maggioranza. Chi vuole salvare la maggioranza sono coloro i quali tacciono. Perché chi tace vuole sabotare. Se 10 persone vengono da me e mi parlano anche aspramente, non mi vogliono male, perché vorrebbero, la loro intenzione, vorrebbero che gli acquisissi perlomeno quello che loro pensiero. E quindi parlo non per sabotare. Il dramma è quando non parlerò più, non perché vado via dalla vita, non perché vado via dalla vita, non parlerò più, nel senso, quando non parlerò più significa che è così insignificante per quei lavori di consigliere comunale che quindi non mi risalta di andare a casa. Quindi non parlerò più perché non c'è più lo stimolo, ma fino a quando provo lo stimolo, anzi, colgo, e poi parlo subito nel merito, l'occasione per, come posso dire, per congratularmi con l'amministrazione, soprattutto con chi ha organizzato i servizi, per questa manifestazione che c'è stato in questi giorni per quanto riguarda la ripresa di alcune squarci di maglioni e case. Tutto questo è andato bene. L'unica cosa che Tonino non ha fatto, perché poi Tonino le cose non le mai complete, non le fa mai completamente bene. C'è stata una deficienza del corso di via Nova Giuse che non è dovuto a niente, è dovuto semplicemente ad una parola del sindaco. Perché tu ci chiedi che quindi in mezzo al corso non deve passare il transito. Bastava che tu dicessi: guardate, in occasione, se lì si chiude e passano i mezzi pubblici da Sidere, e c'è una difficoltà oggettiva, abbiamo il corso del CIP, ma bisogna aspettare la fine dello spettacolo per poi aprire il corso. Questa è l'unica critica che bisognava farla, perché l'altra, in altre occasioni non accada più, perlomeno mi auguro che non accada più. Tutto il resto ha portato benessere a me, e devo dire la verità, anche una ventata di freschezza e anche di denaro fresco, perché il denaro, perché è sempre buono per una comunità che vive di attività stagionale. Veniamo al dunque quello che io volevo dire invece, mi soffermo invece sul bilancio della mia madre. Adesso credetemi,
Sulla mia parte bisogna subito intenderci. Non abbiamo nessuna difficoltà a capire che la Miramare è sostanzialmente, ed è stata fino a poco tempo fa, parte integrante dell'amministrazione comunale. Sono entrati, stanno per entrare altri comuni, questo ci fa piacere, però nello stesso tempo ci dimostra ancora una volta come quello che noi abbiamo sempre pensato si è verificato questa volta sui numeri. Proprio sui numeri, e io vi leggo soltanto alcune cose, ma anche il responsabile della Miramare, quindi il responsabile della nostra attività di bilancio non è, di questo non può rispondere, che giustamente non l'ha fatto lui. O sbaglio, dottor Mazzi? È così, quindi, però una cosa di invito, no, no, una cosa di invito già, se per caso quello che io dico è fuori logica anche dal punto di vista, come posso dire, numerico, mi potete tranquillamente interrompere e dire questo non è così, questo non è vero, e io ne prenderò altro. Quindi parliamo di un bilancio di un livello che non ha a che fare con il comune se non per assorbimento. Bene, noi che cosa abbiamo sempre detto? Abbiamo sempre detto, e mostro i numeri che parlano, che la Miramare sostanzialmente vive in un paradosso, e il 2020 è la testimonianza più lampante. Ha sul conto economico dimostrato un utile, anche se minimo, di 17.400 o 500 euro. Allora, dimostrare un utile di 17.000 euro a prima avviso, vabbè, nonostante tutto, però qualche cosa di buono è stato fatto. Dove sta l'inganno di questo bilancio 2020 della Miramare? Sono abili, devo dire la verità, chi compie il bilancio bisogna fare attenzione, perché se non si va poi nei numeri l'inganno dice, ma nonostante tutto si dà il servizio e si ha anche utile, il problema dove sta? Sta proprio sulle cifre. E questo dimostra il motivo per cui noi critichiamo la Miramare, non perché ci sono persone simpatiche e persone antipatiche, no, no, per noi tutte le persone che fanno un lavoro meritano rispetto, ovviamente, meritano rispetto, sapendo però che come se si sbaglia quando c'è un esercito, e non parli soldato, e parli di 10 soldati. Quindi noi non è che possiamo dire queste critiche devono essere fatte ai dipendenti della Miramare. No, queste critiche vanno fatte a chi dirige la Miramare. I responsabili, ma perché si assume sempre oggettivamente responsabilità, sarebbe strano che attacchiamo la Fiat e poi ce la prendiamo per i dipendenti della Miramare. E che c'entra da dire i dipendenti della Miramare? C'è il dipendente della Fiat. Che cosa hanno escogitato? È possibile, un solo dato, e poi vado proprio alla conclusione, un solo dato per semplificare. Su un ipotetico giro di movimenti di 5.000 euro siamo indebitati tra banche, tra fornitori per 2.000 euro. Il che sta a significare, per tutti in giro, colleghi consigli, in modo che ci possiamo capire tra di noi, è come dire, sì è vero, noi in questo anno abbiamo fatto risparmio, anzi abbiamo avuto un piccolo utile di 17.000, però dobbiamo ricordare che abbiamo sempre 2 milioni di euro da corrispondere banche e fornitori che ci hanno dato il servizio. Mi sembra francamente, ma proprio lo dico francamente, esagerato per il movimento che c'è. Se ci sono 5 milioni, tu mi dici che tu mi amare come adesso, tu che hai compilato il ci sono 2 milioni di solvenze, sia verso le banche sia verso i fornitori, mi pare obiettivamente che cosa non funziona. E poi c'è anche l'aspetto scenico, devo dire la verità, me lo sono appuntato perché fa un poco ridere questa cosa. Nel bilancio 2020 sta scritto
lo leggo testualmente in modo che non si possa dire che sta dicendo una cosa non vera. Sta scritto che la società si è pure impegnato a, non so se dirlo oppure no, e superiamo. Comunque abbiamo fatto acquisti di mobilizzazioni pari a 1750 euro, che a me pare che una bicicletta che uno dei nostri figli chieda al padre, stiamo lì, questo è l'investimento che ha fatto la Miramare. Un rapporto invece che voglio subito consacrare, questo lo critico, io lo critico fortemente questo fatto, è che per quanto riguarda il funzionamento della Miramare, non come servizio, ma come impostazione che si è data sul territorio, effettivamente lascia a desiderare. Non, ripeto, lascia a desiderare per il semplice motivo che questo rapporto è anomalo. Se sui dipendenti il 20% sono dipendenti stipendiati e che lavorano negli uffici, è come dire, tanto per fare un esempio, nello spazzamento si intuisce subito, ma proprio si intuisce subito, che il lavoro è più grosso lo fa chi va a spazzare, lo fa chi di trasporti di fiuti. No? La mia madre mano a mano l'ha saputo fare con grazia, devo dire la verità, l'ha saputo fare con grazia. Non dico che hanno gli stessi impiegati paga il comune di Maiori, ma si avvicina alla scena, la scena è quella, cioè la tendenza di abbassare la manodopera e di aumentare un po' i dipendenti, e poi capisco perché. Giustamente l'amministratore unico disse il mio staff, e certo, lo capiscono, io devo dare conto al mio staff, vabbè, se lo staff aumenta mano a mano e si sottrae al manodopera operativa, cioè che sta sul campo, qualche piccola cosa c'è da sottolineare. L'ultima osservazione, e poi permette di avviare anche alla conclusione, perché Tonino ha dato l'impegno per i prossimi consigli non saranno fatto più, cioè, quindi io devo essere ma assumere la responsabilità di essere preco pure io. Quindi c'è solamente una cosa da sottolineare, l'ultima. Obiettivamente, per quanto riguarda la Miramare, un dato al comune di Maiori lo deve dare veritiero. Veritiero inteso non come lo dico io. Il Consiglio Comunale, se ne dà questo solo, vorrei essere che fosse verbalizzato. Consiglio Comunale chiede rispetto agli altri comuni quanto è il totale dei rifiuti che produce Maiori, così come avviene per gli altri comuni. Voglio essere più chiaro a voi, io non ne ho qualche dubbio. Io proprio quasi la certezza. Il comune di Maiori, quindi noi siamo tenuti a difendere il nostro comune, almeno in questo caso tutti, dobbiamo sapere, noi dobbiamo pagare più di gli altri comuni, perché produciamo sicuramente di più, siamo più abitanti, quindi noi produciamo di più, però di più non significa che produciamo l'80% della raccolta dei rifiuti di tutti gli altri comuni che intervengono in questa struttura societaria che io chiamo in braccio delle amministrazioni. Quindi noi questa domanda, segretario, per favore, proprio al responsabile massimo, con risposta scritta, già l'ha fatto per altri piccoli quesiti che sono stati posti, poi io quando lo dice e uno si firma, accetto per voi quello che ha detto fino a prova contraria, è la verità, quindi sono io che ho sbagliato. Qui questa volta ho la sensazione di non aver per niente sbagliato. Gli altri due allegati che sono, uno riguarda l'acquedotto dell'Ausino, a me mi pare che si chiami Ausino, scegliamo subito questo, è Ausino l'acquedotto. Si chiama Ausino. Ok, l'acquedotto dell'Ausino, dove noi, diceva giustamente il responsabile del bilancio, abbiamo una percentuale quasi rappresentativa, eccetera.
La tendenza che dobbiamo avere, ecco, come noi repudiamo e abbiamo difeso l'ausilio per altre, in altre circostanze, per altre vicende, che non in questa sede, non in questo momento la sede della discussione, devo dire però che noi sull'acqua, proprio sull'acqua, ma io vedo un paese che ha sempre visto più lontano degli altri comuni, quindi potrebbe essere già di per sé, proprio di per sé autonomo. Quindi l'accortezza che noi facciamo ai responsabili del bilancio, ma soprattutto a chi poi politicamente gestisce i fondi, è far presente all'Ausi che non ci devono essere aumenti corposi. Perché? Perché siamo noi quasi ad alimentare l'Ausi. Cioè qui si ha proprio il senso opposto, più che avere fornitura dall'Ausi, siamo noi capaci di erogare acqua ai comuni meno fortunati, diciamo meno fortunati di noi, che hanno l'acqua. L'ultima osservazione vale proprio per il porto. Pensiamo, leggendo senza commenti, quello che è stato fatto allo stato della limitazione del porto, senza entrare nel merito e senza dire perché si è arrivato a tanto, penso che l'amministrazione, il sindaco, la giunta, farebbe bene a chiudere questa pagina, perché altrimenti il rischio che questa liquidazione va alla calende greche è il rischio reale che si sciupano dei fondi che poi inutilmente saranno spesi inutilmente. Quindi queste sono le osservazioni che noi facciamo su questo punto che andiamo a discutere. Ripeto, la mia sensazione è che questo si sarebbe dovuto fare nel momento in cui abbiamo approvato la prima volta il bilancio su esposizione del prefetto, ma nulla cambia. Ho finito. Grazie, dottoressa Lamarca. Pensavo che dovessi fare domande, non avevo domande, ma avevo il mio intervento e la mia sintesi, che anch'io sono molto sintetica. Allora, io veramente non sono tecnico del suono, quindi. Ma domande non ho da fare all'ufficio amministrazione, perché sostanzialmente non c'è nulla da eccedire ovviamente sulla forma. Noi però siamo qui per approvare un documento importante dell'andamento dell'amministrazione di governo, che è il bilancio consolidato. In queste carte, per quanto le nostre capacità di lettura non siano certamente così scientifiche, però ci sono delle cose sulle quali far sintesi. Allora, torniamo alla Miramare, ci siamo soffermati molte volte, ma insomma è importante rimarcare alcune cose. Quando vediamo che la Miramare l'anno scorso aveva una situazione debitoria per circa 1,5 milioni di euro, poco più, tra cui anche debiti tributari e previdenziali, già eravamo insomma in allarme. Quest'anno addirittura in un solo anno, da 1.567.000 rotti, la posizione debitoria ammonta a 2.870.000 rotti. Quindi in un solo anno 1.300.000 dispari. Con una quota che scade tra un mese di 1.900.098. Quindi voglio dire, sono debiti che sono destinati a creare altri debiti, anche quelli di natura tributaria, che sono solo 269.000, solo 269.000, non viene indicato quando si prevede che ci sia il pagamento, si dice faremo il ravvedimento operoso, così come è stato detto l'anno scorso, ma poi non si dice quando. Quindi sono debiti destinati a generare altri debiti, tant'è che in un solo anno è balzata avanti di un ulteriore 1.300.000. Insomma, credo che questo dato sia abbastanza allarmante. Dice, ma che ce ne frega della Miramare? Ci interessa perché la Miramare è come se fosse il comune di Maiori, no? Parliamo di consolidato, quindi tutto quello che avviene nella vita di questa società si diventerà inevitabilmente impatto sul bilancio nostro. Ma diciamo sempre le solite, ribadiamo sempre i soliti concetti. Quindi il debito che viene quantificato non è un debito reale, perché non sappiamo quando effettivamente sarà onorato, quindi il debito genererà in incremento ulteriore debito, questo è un fatto. Il ragionamento vale quindi per tutte le altre pubbliche
debito, e mi ha colpito tra queste fonti di debito della Miramare ci sono anche crediti nei confronti dei lavoratori. Quindi questa cosa veramente, insomma, ci mette tristezza, no? Dire che la Miramare non ha pagato alcuni emolumenti dei lavoratori, quindi si aggiunge precarietà, lavoro stagionale, rapporto di lavoro interinale, si aggiunge anche il mancato pagamento verso i lavoratori, quindi insomma sospendo anche il giudizio. La Miramare vanta crediti, da un lato ha dei debiti e dall'altro ha un credito di 1.180.000. Non possono sottolineare che anche quest'anno il comune di Maiori deve alla Miramare 653.000 euro. Quindi lo sbilanciamento tra i crediti e i debiti, nonostante l'amministratore ci dice nella sua relazione che ha avuto accesso a fondi ex lege per la pandemia, cioè, giustamente dovrà ricorrere a autofinanziamenti o a ricorso a credito bancario, così come ha già fatto. Quindi tutto questo però ci pone davanti a una domanda. Anche qui, sì, voi ci sottoponete veramente, insomma, un documento corposo che dal punto di vista formale non si può dire nulla, però noi non vediamo quello che c'è dietro, non vediamo veramente cosa c'è, cosa si rivela dietro questi numeri, no? Ad esempio, ci farebbe molto piacere capire se c'è, o che venisse accompagnato questo documento da una documentazione attestante il controllo analogo da parte del comune. L'abbiamo ribadito, chiedo alla dottoressa di mettere a verbale che noi ribadiamo la richiesta dei verbali sul controllo analogo. Se c'è documentazione, così come dovrebbe esserci, attestando un controllo reciproco debiti crediti tra il comune e le partecipate, insomma sarebbe opportuno conoscerne i contenuti. Non ci ha aiutato nemmeno la relazione del revisore, quindi noi invitiamo, chiediamo al revisore che nella sua relazione insomma, possa darci maggiori ragguagli, possa essere maggiormente articolata, perché non ci fa nessuno, a fronte di questi numeri che sono, a mio avviso, preoccupanti, non è che ci dà molte indicazioni, si limita a fare un attestato formale, tutto a posto, il documento è perfetto nella sua formalità. Ma se vogliamo che questi documenti illustrino anche quella che è la vita e la proiezione del nostro paese, forse anche il revisore dovrebbe darci maggiori ragguagli e metterci in guardia sulle criticità, cosa che io non ho trovato. Quindi per quanto riguarda il comune, abbiamo già, ribadiamo, il nostro impegno sarà di lavorare con gli uffici dell'amministrazione, perché abbiamo un credito di natura tributaria di 1.900.000 e verso clienti utenti di un altro 1.951.000, eccetera, e tutti, e quindi abbiamo ripetutamente, lo faremo, vogliamo evidenziare le criticità del recupero di questi crediti da parte dell'amministrazione, tant'è che anche qui registriamo un dato abbastanza preoccupante. Nel 2019 abbiamo avuto una svalutazione crediti per 1.996.000, quest'anno addirittura la svalutazione a 2.880.000. Quindi su questi dati ci interroghiamo, perché non si evince veramente da questa documentazione formalmente che cosa succede, che cosa succederà, che cosa ci aspetta, quindi preannunciamo e ribadiamo la nostra attività di verifica e approfondimento necessaria, perché questi numeri ci raccontano qualcosa che da questa documentazione giustamente non possiamo vedere. Grazie. Allora, lascerei solo brevemente la parola per una risposta tecnica a Manzi, poi vorrei fare solo un chiarimento tipo politico al ciò detto. Volevo sapere solo Ruggero a quanto detto da Della Valle e dalla dottoressa Della Valle. Prego, Manzi. Due chiarimenti pubblici. Uno, il credito che Miramare vantava con il comune di Maiori, questo è il dato al 31/12, abbiamo recuperato. Il problema non era un vero e proprio problema di liquidità, era proprio problemi a fare per i mandati, manca un po', siamo stati un po' a corto di personale per vari motivi. E invece, per quanto riguarda il credito del fondo credito di esigibilità, l'aumento è dovuto da una. Cioè, il fondo credito di esigibilità è stato introdotto da poco
e praticamente è stato volutamente dalla parte, da parte dello Stato istituzionale farlo aumentare gradualmente fino ad arrivare all'assetto finale. Per questo negli anni piano piano aumenta, perché prima c'era solo un accantonamento di una percentuale, non il 100%. Questa percentuale è aumentata piano piano negli anni, poi hanno tolto alcune tipologie di calcolo e poi per un motivo sulle medie ponderate è aumentato piano piano. Però diciamo l'effetto principalmente è l'effetto proprio della norma che ha previsto un aumento globale, perché altrimenti 6 anni fa, 7 anni fa avessero introdotto direttamente l'intero fondo per l'intelligibilità, tutti i comuni sarebbero stati messi a torto perché non erano pronti a questo nuovo strumento che è il fondo. Rimane comunque il dato rilevante? No, no, io riparlavo rispetto all'aumento. Abbiamo capito che c'è stato un cambiamento della norma, ma insomma, così come non è, non ci viene mai dato esplicitato la possibilità della banca dati preliminare all'approvazione in consiglio, ma ci sono tutte formalità che, le quali insomma possiamo anche confrontarci asetticamente, però rimane un dato che è abbastanza preoccupante. Praticamente ci deve guidare ovviamente il nostro lavoro ad andare a verificare cosa c'è dietro questi numeri e quali sono le attività di controllo di recupero, che è un dato insomma obiettivamente importante. Ok, grazie Luigi per una bellissima spiegazione tecnica. Ovviamente per quanto riguarda il fondo di crediti dubbi e sensibilità, mi sembra che il bilancio del comune di Maiori, come quello di tutti gli enti, ovviamente da qualche anno è cambiato, quindi parliamo di bilanci annualizzati, bilanci che somigliano sempre più a quelli che vengono fatti nella società, nelle aziende private. Quindi è ovvio che il legislatore ha modulato questo fondo per dare la possibilità, insomma, prima che succedeva, che non essendoci questo fondo, insomma, la capacità di spesa di un comune in relazione solo a quanto ha postato in bilancio, non a quanto incassato da parte del singolo comune. Sta questo fondo serve proprio a ridurre sempre le margini di spesa del comune e invitare il comune ad attrezzarsi affinché gli incassi di quelli che sono lo spettacolo da parte, diciamo, delle aziende, dei cittadini, eccetera, viene incassato, quindi l'efficienza in termini di entrata. Questo è, quindi è tutta, diciamo, l'interesse da parte dell'amministrazione, della macchina comunale, incassare, quindi abbattere, ovvero far aumentare il meno possibile questo fondo di dubbia e sensibilità. Ma torniamo un po' invece al consolidato, che insomma capisco benissimo che, insomma, che sono poi delle diverse posizioni rispetto a quella che può essere una nostra partecipata, quella che può essere la Miramare, posizione, insomma, magari la minoranza o insomma qualche altra persona insomma, che vede le cose, insomma, è contraria alla partecipata pubblica, quindi magari affidare a terzi, a privati, in un settore così delicato può essere il toccasana dal punto di vista del bilancio. Questo del bilancio, dei numeri e quant'altro, questo l'abbiamo proprio in sede di costituzione di questa società Miramare, abbiamo fatto una scelta strategica in un settore così delicato, il pubblico deve fare la parte importante. E la Miramare, come tutte le aziende, sono aziende giovani che hanno bisogno di tempo per potersi consolidare, per poter essere aziende solide anche con gli avventi di quelli che sono gli altri comuni, quindi l'ampliamento di questa società rispetto ad altri comuni. Spero che questo, alla fine di questo percorso, anche quello che vi ho detto qualche volta, il subambito, sapete che l'ente di ambito dovrebbe gestire anche il nostro territorio, e quindi già creato questo subambito, ormai siamo nella fase in cui questo subambito deve essere gestito dai comuni piuttosto che dall'ente di ambito. L'augurio qual è? Che la Miramare possa, insomma, gestire questo subambito e quindi noi direttamente, comuni della Costa d'Avorio, gestire quello che è un processo in un settore così delicato.
ovviamente strutturando diversamente la società in auto, perché ovviamente pari di volumi a così elevati in azienda, la prima azienda della Costa d'Avanti, in termini numerici, in termini di personale. Non quello che ha detto Salvatore, diciamo, in parte, insomma, partiamo da un dato reale, da una verità. I dati che vengono scritti nel bilancio sono dati veri. Se ciò non fosse, diciamo, non stiamo qui a parlarvi, ci sarà qualcun altro che interverrà a capire se ci sono falsi in bilancio, eccetera, eccetera. Partendo da questo presupposto, è ovvio che una società giovane è maggiormente indebitata, perché è anche, diciamo, la diversità dei debiti che vengono, diciamo, messi in evidenza dalla dottoressa Davari, sono la loro natura, sono debiti a medio, debiti a breve, debiti a lungo periodo, sono i debiti verso l'erario, sono i debiti verso gli enti previdenziali e verso gli istituti di credito, verso banche, rispetto a finanziamenti e quant'altro. È ovvio che in questo Salvatore ci può insegnare in questo, che un bilancio viene fatto da, per natura, da questi conti, ma viene fatto anche da altri conti di natura finanziaria, che possono essere i capitali propri, cioè la Miramare, se non ricorre a queste forme di finanziamento, a queste forme di indebitamento, significa che ciascun comune deve mettere soldi nella società, montare il capitale sociale, autofinanziarsi. Queste sono le regole. E ovviamente tutto ciò risponde a un equilibrio, a un percorso che la società sta facendo, insieme a quello che è il collegio o l'ordine di revisore, e quello che poi è l'ordine di certificazione, perché a Miramare, oltre al revisore, è anche un ordine di certifica, il bilancio certifica quello che è l'amministrazione e la gestione, diciamo, dei conti. Proprio un percorso che sta in crescita, è ovvio che questi dati, questi indici, questi indicatori di bilancio sono all'attenzione dell'amministratore, ma anche all'attenzione dell'organo di revisione, e che bisogna nel tempo patrimonializzare sempre più la società rispetto a queste esigenze, alle esigenze che nascono dalla natura proprio del lavoro e dell'attività svolta dalla stessa. Però dire che sia una società, insomma, con normalmente già pubbliche, hanno sempre i conti in rosso, avere una società che ha, insomma, negli ultimi anni ha portato un utile piccolissimo, 17.000 euro, quelle che siano, però, diciamo, penso che sia dato da una buona conduzione. Che poi i servizi siano buoni, migliorabili, eccetera, è un altro discorso. Però i conti credo che parlino da sole, quindi la società che quantomeno produce negli esercizi un utile. Poi tutta la struttura del bilancio, che è ovvio, ci sono delle criticità da valutare, il rapporto debiti volumi d'affari, il rapporto debiti crediti, ovviamente tutto quello che sono gli indicatori che rientrano sempre nella gestione, nella norma di un'attività normale, di un'impresa normale. Alla fine, diciamo, insomma, su questo, perché ho voluto fare questo tipo di intervento? Perché mi è sembrato, per chi si ascolta, anche insomma, chi sta seguendo la diretta, piuttosto che ascolterà poi il video, sembra che la Miramare non siano stati in tempi diversi dipendenti, eccetera. Sarà un caso, magari dovuta a qualche, insomma, non necessità finanziaria, ma insomma qualche incombenza rispetto al diretto. Però che i dipendenti della Miramare non siano pagati, insomma, non ci risulta, non pagati regolarmente, anzi, io credo che almeno quelli del cantiere, perché vengono da esperienze diverse, sono contentissimi degli stipendi puntuali che vengono pagati ogni mese. Quindi non lasciamo apparire una cosa diversa a chi ci ascolta, cioè un'azienda che funziona bene da questo punto di vista. Ripeto, con delle criticità, nel migliorare tutto quello che, però su questo aspetto qui mi sento di essere tranquillo. Quello che poi ha ribadito Salvatore circa la qualità dei rifiuti rispetto ad altri paesi, credo che sia anche stato oggetto di una domanda specifica che è stata fatta dall'amministratore quando ci siamo visti in questa sede, con le minoranze, con la maggioranza, con gli uffici tecnici, rispetto a una interlocuzione con l'amministratore. Credo che
Non so se abbia già risposto, ma credo che abbia preparato quello che può essere una risposta da dare alle perplessità del consigliere della Maggi. Con quanto riguarda invece gli aspetti dell'ausino, noi abbiamo una quota, minima quota di partecipazione dell'ausino, sappiamo benissimo, sapete benissimo che l'ausino da qui a qualche mese necessariamente, non per una scelta nostra, dovrà prendersi anche quello che è il nostro acquedotto, quelle che sono tutto il ciclo delle acque, che non sono acque, cioè l'acqua non è un bene che appartiene al comune di Maiori piuttosto altri comuni, l'acqua per sua natura pubblica, non è che possiamo. E ovviamente rispetto a quelli che sono i costi attuali, calcolati diciamo con un sistema un po' datato da parte del comune di Maiori, ci sono anche delle rimodulazioni di proprio i calcoli delle cose, dei costi delle tariffe dell'acqua, che sono insomma in altri comuni della costiera già sono state rivisitate, ma anche il minimo garantito non è più, cioè non è previsto dalla legge, cosa che facciamo noi, insomma, c'è una serie di cose che vedrà, ahimè, anche i nostri concittadini coinvolti in termini diciamo di tariffe che sicuramente non saranno più tali, ma non perché l'ausilio sarà, insomma, gestirà le cose diversamente, applicherà tariffe diverse, proprio perché la valutazione delle tariffe rispetto a quello che stiamo facendo noi, l'acqua da noi costa forse il paese che paga meno acqua in assoluto a livello Italia, no? Insomma, che veramente è calcolata in maniera non proprio correttissima, e ci saranno delle modifiche. Ciò garantire quelli che sono le nostre, gli investimenti che sono stati fatti in passato, rispetto al fatto che Maiori ha dei pozzi, ha un serbatoio costruito negli anni 80 da amministratori lungimiranti che ci consentono di non avere problemi di approvvigionamento dell'acqua anche nei periodi estivi, sicuramente sarà nostra cura averlo diciamo, nell'ambito di questo trasferimento che faremo ad Ausino, trasferimento di gestione, non di proprietà, la proprietà varrà nel serbatoio sempre del comune di Maiori. È ovvio che poi ci sono una serie di infrastrutture da ottimizzare, da migliorare, e non è, insomma, sapete benissimo quanti problemi l'acquedotto e le condotte idriche ci hanno dato negli ultimi periodi, anche quest'anno, insomma, con l'ottobre quasi, perché ovviamente il nostro acquedotto è un acquedotto datato, quindi ha bisogno di interventi importanti, e quindi chiaramente per un'amministrazione comunale è difficile diciamo, da programmare, ovviamente in un'ottica diciamo, di miglioramento del servizio e del miglioramento anche dell'infrastruttura, l'ausino dovrà garantire investimenti anche su questi aspetti. Altro è stato partecipato, non c'è stato, quindi questo era solo un chiarimento che volevo fare a tutti quanti voi rispetto a quando ho mosso, quando ho evidenziato la consigliere della pace e dalla dottoressa, la consigliere della pace. Bene, penso che non le rispondere a sé, perché sì, mi ha detto una cosa giusta, però poi si è dimostrato che... Questo lo devo che mangiare, ogni fa la dichiarazione di voto. No, la dichiarazione di voto, ma la sinteticamente, proprio noi vogliamo tutto, ma perché dobbiamo pure spiegarti, ma sinteticamente, sai che sì. Il problema che dice Cristina, è giusto, le società giovani hanno necessità di essere sul territorio compresi. La prima condizione che non faccia i furbi. Che non faccia? I furbi! Io non ho detto che ci sono manchevolezze scientemente create nei viaggi. Io ho detto semplicemente, non lo volevo dire, perciò mi sono detto. Il 17 di Dio escono dal parco non animato. È ovvio che c'è l'utile. Se tu nei costi non ci metti la quota di ammortamento, non esce la terra, esce l'utile. Ma è un artificio così fatto, che allora sono giovani, ma sono furbi nel manifestare poi a chi viene valutare la legge, se le devi dire.
non credo che il bilancio, diciamo, anche le quote di ammortamento che vengono se l'ammortamento c'è il documento qui, lui diventa perdite. Io mi sono mai soffermato. Ma a norma di codice civile non è che si possono modificare. No, chi decide il codice civile? C'è delle documenti, degli immobili, dell'ammortamento. Uno lo deve avvicinare, l'altro lo si sta. Uno lo deve. Ma sempre in relazione alla regola, non è che. Ma il codice civile la consente. Sì, ma per me sta dicendo. Non faccio il bilancio, Siccome questa è una società che tu si appare del trattamento giuridico che è previsto dal codice civile, se tu dell'attrezzatura che non l'hai utilizzato perché ci sono state, puoi posticipare l'ammortamento. Posticipare l'ammortamento di prodotto, ma questo è per dire che io non ho la fruttezza quando si vuole fare un pezzo. Non lo volevo dire, se sei stato tu a indicare un'ultima osservazione non lo so fare. Nel prossimo intervento capiremo perché io ho detto che non è giusto che il comune di Maiori debba pagare di più. Scegliere! Sono convinto che il comune di Maiori non ha corruzione, che paga, ma noi paghiamo molto di più rispetto agli altri comuni, ma non dimostrano i numeri nel capitolo successivo. Sarà chiaro. Quindi mi auguro che questo argomento si prenderà con la dovuta attenzione. Il comune che partecipa a questo consorzio, guarda, a questa società, quanti sono? 8. Tu la domanda banale, messi insieme, fate gli stessi abitanti del comune. Ma non lo so, vabbè, si dice la cosina, lo fai. Con quanto comune fanno meno abitanti di me? Certamente di più, sicuramente di più. No, se fanno di più, al limite, dovremmo pagare. 15% di più, 6% di tutti gli altri comuni quando noi paghiamo. Noi paghiamo circa il 50%. Sì, però diciamo questo per. Ma perché non mi credi di credibile? E noi sicuramente. Posso mettere un elemento di riflessione? questo sì. Perché è stato messo in evidenza quando abbiamo fatto la riunione con l'amministratore della mia mano. Da parte di tecnici, non mi ricordo se c'era il nostro tecnico da parte di qualcun altro, che quello che tu dici è da analizzare, l'amministratore ci dovrà fare una relazione, lo dobbiamo pigliare asetticamente in un periodo dell'anno nel quale diciamo un abitante vale tale. Quindi il sito ecologico non esiste un interno, esiste lo stato, il vero stato. Questo vero stato viene conteggiato. È ovvio che se io sono il comune maggiore è conteggiato lo stato. Quando altro comune viene ignorato che non si conteggia lo stato, io devo pagare per noi, perché io ho conteggiato lo stato. Che anche il bilanciatore mi ha detto. Questa, Tony, magari già sarà Tony. Questa tua perplessità dovrà essere fugata per tranquillità di tutti quanti noi rispetto alla relazione che l'amministratore dovrà fare, che tenga presente il confronto innanzitutto degli abitanti che conferiscono il sito di trasferenza del comune di Maiori, che sono minori e anziani solamente. Rispetto a questa bilancia, preso il dato, diciamo, oggettivo, quello degli abitanti, rispetto a un periodo dell'anno X, nel quale si presume che ci siano solo gli abitanti residenti, si deve fare un conto. Se da questo conto ci sta uno sbilanciamento eccessivo, significa che sono qualche cosa
nel conteggio, nella pesatura, nella diversificazione, nella formulazione di quelle che sono, si chiamano i formulari. Posso dire qui concretamente i comuni di quelli che partecipano circa il 50% che fanno questa cosa. Cioè quando parli di cambio non dà denaro, 50% della nostra, i nostri di più stanno a leggere i comuni. Questa è la perplessità. Se fosse vera, insomma, non avreste tranquilli che ciò non sia, ma io come consigliere di maggioranza, come consigliere di maggioranza, non è che siamo... No, no, qui quelli lasciamo la difesa, ma io, tu dovresti essere proprio il primo, non è che mi deve essere... Io capisco questa tua forma... Non sono tante No, tu hai una, diciamo, un modo di esprimerti molto passionale, allora mi difendo, oggettivamente... Ma tu fai la cosa per tutta... No! Però credo che nel conteggio non si faccia in base alla popolazione, perché noi paghiamo in base ai metri quadrati dell'abitazione. No, noi non, non parla di pagamento nostro come cittadini e come aziende. Ma no, parlo del costo del Stato, della quantità di rifiuti di produci, ma non rispetto agli altri comuni. Cioè, ma dovevo immaginare che tutte e se noi parliamo 50% significa che siamo offesi, è vero che non possiamo produrre la produzione di rifiuti di sei comuni, no, per quanto vuoi essere grande. Questa è la cosa, dice, fatto 100 rifiuti che vanno in discarica, quando sto vedendo con comune maggiore, quando sono con gli altri abitanti? Perché lì si quantifica poi quanto. Se la pesa è giusta, si può formulare giusto e se la pesa. No, perché se la pesa è giusta, che spiega anche molto così. No, se sono stati pesati. Ci sono stati pesati. Ok. Ti permetto di aggiungere a chiusura quanto è utile e necessario ribadire la validità di un controllo analogo. Dietro questi numeri io mi aspetterei che questo tipo di controlli siano già stati fatti da qualcuno e quindi che in atti le cifre corrispondano a un'attività sostanziale. Quindi noi ribadiamo sempre il concetto di controllo analogo che deve prevedere e deve contenere anche una verifica del genere. La Miramare siamo noi. Non è come un braccio staccato dal corpo, è una parte del corpo comune, quindi insomma, voglio dire, tutti questi interrogativi ci sembra veramente un po' paradossale che ci si pongano come cadessero dal cielo, avrebbero dovuto già essere stati soddisfatti da un controllo. Quindi il controllo analogo, sottolineato 100.000 volte, attendiamo che ne vada. Ok, passerei alla votazione del bilancio consolidato, favorevoli a Manga Marco, come ci Manga Marco, aspettiamo solo un minuto. Se siete a gli annunci di e la segretaria commenta perché così i video non scattano. Giusto? Scusa, mi che è acceso? Sì, sì. Allora. Che volete? No, mi fa questo. Conviene un attimo sospendere. Sospendiamo? Sospendiamo un secondo. Tolgo solo l'audio.
Passiamo alla votazione. Il bilancio, favorevoli? Contrari? Votiamo la immediata eseguibilità della delibera come ancora. Passerei all'altro punto che è una variazione di bilancio che ci illustrerà sempre il buon dottore Manzi. Niente, è una delle tante variazioni insomma rituali che facciamo praticamente ogni mese, è la penultima prima dell'assestamento che sarà a fine mese. E ha come partite principali, ne ha fondamentalmente 2/3, una è quella dell'entrata in conto capitale, ci sono alcune operazioni per entrare in conto capitale che non si concretizzeranno in quest'anno ma nell'anno prossimo, quindi sono state eliminate sia le previsioni di entrata che di uscita per queste spese in conto capitale, entrate in conto capitale. Purtroppo l'aumento del costo dell'energia elettrica, come è successo purtroppo nelle case di tutti, è successo anche per quanto riguarda il comune, e la correzione di alcuni capitoli per quanto riguardava dei trasferimenti ministeriali che diciamo, non erano certi fino a qualche mese fa. Poi si sono concretizzati con versamento e quant'altro da parte del ministero, e quindi sono stati corretti ovviamente sia in entrata che in uscita, essendo destinati. E ovviamente questo non è una molto voluta. Ok, grazie. Della pace? Davanti. Sì. Pochissime riflessioni. Pochissime riflessioni da te. Vuoi anche. Io non lo faccio, dai, allora, sai perché lo faccio? Non ti dico perché lo faccio, perché in quest'aula sono le persone che sono in giunta e quindi hanno contezza di quello che si sta discutendo, perché voi la portate in giunta, vedete che discutiate qualche cosa, noi ci siamo noi, i consiglieri invece, quelli che si svolgono il ruolo di consigliere, che hanno necessità qui dentro, prima di votare, di capire perlomeno che cosa stiamo votando. E il minimo, ovviamente, questo voto è condizionato, perché noi siamo non di parte, e non pretenuto come dice il sindaco, siamo persone che guardiamo se veramente ci sono elementi per indurci a votare a favore. E anche qui votiamo contro, ma per un'analogia semplice, che lo spiego in due parole. Sinceramente Mario deve essere rispettato, abbiamo detto che dobbiamo correre e corriamo. In queste variazioni non è importante la variazione, perché sinceramente la variazione rispetto al tutto non è significativa. 150-200.000 euro, una variazione sarebbe abbastanza, come posso dire, abbastanza ridicolo, che io voto contro perché questa variazione non si doveva fare, ma se la variazione passa in ufficio, quindi sull'assestamento, io invece voto contro, che sembra strano questo, proprio perché il dottor Manzi, quando ha fatto questo lavoro, quello che abbiamo detto precedentemente nei confronti della Miramare e delle strutture associate al nostro bilancio, ha previsto proprio il 46-47% che dobbiamo spendere per i nostri servizi. E allora, dottor Manzi, glielo dico a lei perché il sindaco glielo ha detto tante volte, quindi dovrebbe essere funzionale a questo punto farsi carico di questo appello che gli facciamo. Noi vogliamo mettere a disposizione dei maionesi anche quelli che sono degli spazi nostri per fare in modo che negli altri comuni non abbiano queste difficoltà. Io dico, il sindaco, la giunta, fa bene, ad una condizione, si possono fare prezzi politici, è compatibile, però tutti debbono partecipare anche alle nostre spese. L'esempio unico chiarisce tutti. Abbiamo in parte ridotto una parte
del demanio, diciamoci la verità, è una situazione insostenibile, insostenibile, non va tutta, ma insostenibile. Non sono abituate fotografie, mamma mia, se mi credete, mi credete, è insostenibile. Noi dobbiamo intervenire, ma indipendentemente che cosa accadrà per le altre cose che si devono fare per il demanio. Sindaco, indipendentemente, ma adesso parlo proprio di quello che c'è accaduto. Ma è possibile mai che anche le spese semplici della riparazione del manto stradale, di quelli che sono gli spazi intorno che hanno bisogno di interventi di manutenzione, deve sostenere tutto il comune di Maiorca. Ma dico, è possibile che noi non ci rendiamo conto che gli altri comuni hanno gli stessi problemi nostri, però non li devono scaricare su di noi. Quindi quando noi offriamo un servizio che si dovrebbero fare altrove, e invito il sindaco di Maiori, che nel corso del suo mandato accadrà spesse volte, devono pagare. Noi devono pagare i servizi che noi diamo alle altre comunità. Dal punto di vista politico si devono fare tagli, sono perfettamente d'accordo. Il comune di Agrano, il comune di Praiano non è un privato, non è un'azienda che sta facendo una sceneggiata o un film. Quindi è giusto che ci siano prezzi modici, però un segnale che a Maiori non può arrivare tutto senza prezzo, perché tanto ci pensi il comune di Maiori o il sindaco. I sindaci passano, però lui il principio che a Maiori è possibile tutto, resterà e non sarà bene per la comunità di Maiori. Quindi l'invito che pongo al funzionario è che per ristrettezze sarebbe pure opportuno recuperare quelle risorse di spazio che affidiamo agli altri e che ci danno zero, praticamente zero, anzi con costi aggiuntivi. Se questo principio passasse, io credo che sarebbe bene per la comunità e per noi stessi. Ci sediamo qui per dare modo alla collettività di Maiori di vivere un po' meglio, perché non è possibile, non dipende da noi. Se le cose non vanno, non vanno. Noi non possiamo fare più nulla. Non tanto solamente gli altri, gli altri capiamo, non tanto solamente gli altri. Ho finito. Solo per dire che non è proprio come dice Salvatore, certo. Perché diciamo i dipendenti che stanno lì sull'isola ecologica, i costi della isola ecologica quando abbiamo messo la pesa, abbiamo strutturato, sono stati ripartiti tra i comuni che partecipano al sito di trasferimento, quindi tra Maiori, Minori e Atrani. Questo è documentato diciamo da carte che teniamo in bilancio. Vabbè, detto ciò, tutto è ovviamente accolto l'invito di Salvatore, tutto diciamo è rientra nell'ottica di un miglioramento anche dei rapporti con gli altri comuni. Una domanda, se c'è di movizi in mezzo alla strada che via Trani, vengono il personale di Maiori, di Minori o via Trani, o è il costo incide sulla nostra massa. Che c'è in mano ecologica? Cioè se ci sta un privato che deposita scarica l'aria. Io so che non sei certo, non fare, ma allora vedete prima come se ti dico questo, non si può più entrare nel denaro. Ma è un'altra cosa. Allora ti dico scusa, ma che ci sono due cose diverse. Guarda il denaro, ma io ci mettiamo un po', tu subito ci poniamo. Subito. Ah, spostiamo lì. La mano? Intervento? No. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Immediatamente eseguibile? Ok. Libererei il dottore Manzi, grazie. Grazie. Intervenirci. E passiamo al famoso punto di Mario. Tristamente famoso. Prego. Ma famoso perché finalmente arriviamo alla discussione dopo 90 giorni dalla presentazione dell'interrogazione. Allora io voglio premettere che io non sono contro la navetta turistica, anzi, credo che sia un servizio utilissimo per il paese, per i turisti, ma che vada, almeno dal mio punto di vista, certamente migliorato. Io ne ho parlato con molti di voi. C'è stato un riscontro
Allora, io ho presentato la prima interrogazione il 23 luglio, che era un'interrogazione a risposta scritta, a cui bisognava rispondere. Secondo me, ho fatto la risposta scritta perché agire in difformità da quanto previsto dal bando di gara, per me è una cosa grave, che poteva essere migliorato però. La risposta scritta doveva esserci dopo 30 giorni, cosa che non è avvenuta. Ho presentato anche una nota, dichiarata anche alla segretaria, al Marano, al Rivello e a tutti i consiglieri comunali, penso che voi non l'avete nemmeno ricevuta. L'ho inviata il 18 agosto. Non ho avuto nessuna risposta. Ho ripresentato l'interrogazione il 3 settembre, questa volta ho presentato un'interrogazione semplice che prevede la risposta al primo consiglio comunale. Devo dire che è stato messo al primo consiglio, non fu messa, poi sul secondo è stata messa in discussione. Quando è stata messa in discussione, la sera prima mi è arrivato il riscontro dell'ingegnere Marano. Ce l'avevo qui sotto mano. Questo sarebbe il riscontro alla nota del 18 agosto, non all'interrogazione. Allora, io non voglio fare polemica, voglio semplicemente che questa cosa venga fatta con determinati criteri e fatta per bene. Non voglio entrare neanche nel merito del riscontro fatto dall'ingegnere Marano, perché capisco che con il buon Marano si è arrampicato sugli specchi su un provvedimento che non è suo. È nato prima, c'è anche io in giunta su questo provvedimento quando abbiamo deciso di istituire le navette, non c'era il consiglio quando è stato portato il regolamento. Parto da un assunto: io sono convinto che il regolamento sia mediocre, ma veramente mediocre. Cioè, il bando di gestione di questa navetta è mediocre, è messo in responsabilità di quello che dico, perché tutto quello che potrebbe fare la navetta è circoscritto in 10 righe. È semplicissimo: gli orari, il percorso. Incominciamo con dire che le navette turistiche, questo per decreto, è un decreto del 2015 se non sbaglio, possono agire solo ed esclusivamente su percorsi predefiniti. Cioè, noi definiamo il percorso qual è? La navetta lo percorre secondo l'autonomia, secondo gli orari, ma deve avere i punti di fermata. Cioè, la navetta non può funzionare a chiamata, perché va in concorrenza sleale con i taxi principalmente, ma anche con gli NCC. C'è un punto. Allora, io ringrazio Marano, perché comunque avere una risposta è sempre un gesto di grande cortesia. Leggo nella sua risposta una leggera vela polemica, forse l'ingegnere ha dimenticato che io nell'interrogazione ho scritto che ho verificato personalmente che la navetta agisce in difformità del piano. Quindi, se l'ingegnere dice il contrario, io, se volete, vi porto i testimoni che chiamano la navetta e corre, cioè quel servizio è chiamato. In un punto in particolare, sul percorso diverso, perché noi abbiamo dato dei percorsi da seguire, sul percorso diverso, Marano afferma: tale affermazione è errata. Cioè, non ho capito se sta dicendo che sono io che sono un bugiardo, oppure, secondo me, questo significa: se la navetta può andare su via Diego Traiani solo in occasione dell'apertura di Santa Maria Leale, mi dovete spiegare voi che ci fa tutti i giorni, perché io l'ho scontrato anche i giorni che Santa Maria Leale è chiusa. Dovete sapere che fa il trasporto dei turisti dalle strutture di via Diego Traiani al porto, che è una cosa buona, ma non lo può fare in base a questo capitolato, se no dobbiamo fare come il comune di Traiano, che fa i taxi ecologici con licenza per agire a chiamata. Tu devi avere solo ed esclusivamente una licenza, se no hai un'autorizzazione a fare questo percorso. Dove stanno le fermate? Dove stanno gli orari? Quando circola la navetta? Perché finisce alle 8 di sera e non a mezzanotte come provvisto dal bando? Perché da mattina presto non ci sta? Perché nel pomeriggio non ci sta? Allora, io tutte le cose che ho detto a Marano, lo ribadisco a voi, sono tutte vere, perché le ho riscontrate personalmente, ho scritto al sindaco, ho scritto alla segretaria, penso, e ripeto, mi assumo la responsabilità di quello che dico, che il bando sia stato
sia stato fatto con i piedi. Questo bando, così com'è, è anti-economico. Mi spiego. Una navetta che deve camminare 18 ore al giorno, 16 ore al giorno, innanzitutto non ha l'autonomia, e questo me lo dice lo stesso Marco. E il fatto che voi che non si sia tenuto conto dell'autonomia della navetta, che non può garantire il servizio, è una carenza grave. Vuol dire che il bando è stato fatto male, quindi va rifatto. Il fatto che non ci siano fermate, dottoressa Chiara, una Lambertella, cortesia, tutto quello che voi dite, che qua io non credo che sia una risposta esclusiva di Marano, tutto quello che tu dici, per esempio, che il servizio, la copertura del servizio, doveva essere garantito da due navette, deve essere scritto nel capitolato. Non c'è scritto, Chiara. Nel capitolato c'è scritto una cosa e qua non sono sentito. Eccolo qua. Il periodo di esercizio va dal 15 marzo al 15 novembre, con percorso giornaliero, articolato su 7 giorni. Dal 15 marzo al 15 giugno, dalle 8 alle 20, cosa che non avviene. Il sabato e domenica dalle 8 alle 24, cosa che non avviene. Dal 16 giugno al 14 settembre, nella fascia orale 8-24, non è mai avvenuto. Allora, io vi ripeto, io sono stato in mezzo a voi, vi conoscete, io non ho niente contro nessuno, penso che il servizio sia buono, ma non deve andare in concorrenza con altri servizi. C'è un punto poi abbastanza fastidioso, vabbè, ma questo poi me lo chiarisco io con Marano, dove Marano dice che forse sono stato tratto in inganno dalle cose che mi hanno detto i tassisti. Io non faccio tratto in inganno da nessuno, cioè generalmente quando affondo un problema lo studio. Questo qui l'ho studiato e ne ho parlato con molti di voi, che in privato naturalmente mi dite che ho ragione. Mi guardate bene naturalmente qua dal libro. Ho parlato anche con la segretaria. Secondo me questo bando, così com'è, e ve lo dico con il cuore, è opinabile. Ci sono ragazzi di Maiori che non hanno partecipato perché il bando è anti-economico, ve lo dimostro in qualsiasi sede. Se voi non sentite chi ha vinto di agire in difformità del bando, è una truffa verso i ragazzi che non hanno partecipato perché hanno economico. Se no, questo è il Consiglio Comunale, è la più alta forma di democrazia in questo paese. Decidiamo del bando, io vi consiglio di trovare un modo per togliere questo bando e rifarlo. Ma non permettete che... vedete, è una questione di principio. Non potete consentire che si facciano delle cose e poi si consente a chi vince di agire in difformità, che è una cosa bruttissima. Io dico che è arrivato che il taxi arriva fino alle navi, al punto di sbarco. Marano mi dice che non è possibile che deve girare dove stanno i bagni. Io tengo le fotografie, scusate. Cioè mica me lo sono inventato. Io tengo persone che chiamano la navetta e la navetta qua. Mi ripeto, va benissimo. Li va a prendere a casa, li accompagna in chiesa, ma non è consentito da questo bando, perché ha chiamato, e poi la cosa più ridicola, scusatemi, se la navetta può agire su percorsi predefiniti, è chiarissimo, non può agire a chiamata, la risposta del funzionario non può essere che non possiamo proibire all'autista di avere un telefonino, perché se qualcuno lo vuole chiamare per sapere dove sta o quanto tempo impiega ad arrivare, come fa? Io lo so che non si può proibire uno di avere il telefono, ma quello che dice il Marano mi ha chiamato, perché se io chiamo e ti chiedo dove stai, io in questo momento sto a Costa d'Ancona, tu mi dici tra 10 minuti ti vengo a prendere, non stai facendo il percorso itinerante, stai facendo il servizio taxi. Questo vi dovevo dire. Quindi la mia richiesta, io vi ringrazio che avete risposto all'interrogazione, vi preannuncio, come ho già detto, mi sembra qualche volta al sindaco, che ne presenterò subito un'altra per quanto riguarda, però riguarda i tempi di risposta alle interrogazioni, i tempi di risposta in generale agli esposti dei cittadini, perché ho trovato delle cose che mi lasciano un poco di bufando, però questo sarà oggetto di una nuova interrogazione, o magari qualche giorno, quando fate qualche riunione, avrò il piacere di partecipare, di mostrarvi personalmente.
questo non mi sembra il caso di dire poi il consiglio comunale. Grazie. Grazie. Ci sta intervento da parte di... No, chiaramente Mario ha fatto la vera e propria indagine, quindi lo ringraziamo, credo proprio. È bellissimo. Tutto quello che ha detto, ovviamente è obiettivo, quindi lui ha svolto un'opera meritoria della quale ovviamente sottoponendola all'amministrazione non si può non tenere conto. Certo, mi lasciano un po' perplesse le risposte, perché giustamente il tenore non è proprio un tenore così asettico, no? Quindi io auspico che si vada... È la prima volta, certo, no, vabbè, io auspico che insomma si vada effettivamente a verificare e a regolarsi una nuova regolamentazione di conseguenza, il minimo che, insomma, che si possa fare. Credo che quello che ha detto Mario sono cose insomma abbastanza gravi, non dovrebbero succedere, perché giustamente a un bando tanto non concorre perché le condizioni non ci sarebbero. Quando poi si risponde e si viola, si ribalta totalmente l'esercizio processo, insomma, la cosa non può funzionare così. Veramente la mia non è un intervento, sottolineare l'ovvietà. Va bene, grazie. Posso dirlo in due parole, ma proprio due parole. Allora, io sono perfettamente convinto che Mario, quello che ha detto, la studiare c'è, però noi non abitiamo in una città grande, per cui non ci conosciamo. Noi abitiamo in un piccolo borgo, ma io in borgo, ci conosciamo. Io ho avuto l'occasione di parlare una sola volta con questo signore, mi ha colpito moltissimo, devo dire la verità, ma proprio in coscienza. Ero fermato davanti al bar di Vittorio, vedo questo pezzetto così bello, così, e un giovane che non avevo contezza chi fosse. Io mi avvicinai praticamente, mi disse: scusatemi, ma tu che ci fa qui? Che cosa serve? Dice: no, noi facciamo questo servizio. Cioè, ma voi fate girare tutto il paese. E lui con molta grazia, devo dire che hanno con il mondo, disse: guardate, io mi conosco tra voi, noi facciamo solo i servizi, chi ha bisogno ci danno per il paese. Vi devo dire la verità, neppure merita questa innocenza, cosa per cui credo per tutto quello che hai detto mai. Ma che sguardo mi è sembrata una persona che voleva fare qualche cosa che avesse bellezza per il comune. Questo se ha trasferito, no, io non ci posso fare. Però quell'incontro mi è rimasto nel cuore. Grazie Salvatore della fatto questo intervento colorato rispetto alla RAI. Indubbiamente, non voglio difendere sicuramente quelli che sono gli organi di controllo, devono fare il loro mestiere, devono far rispettare quelli che sono i regolamenti, quelli che sono i bandi e quant'altro. Però la mia riflessione all'apere di quello che può essere, diciamo, un'interrogazione di Mario, tutte le cose legittime, illegittime, come che lui ha, però io ricordo benissimo, perché Mario era insieme a me, insomma, io vice sindaco, quindi abbiamo lavorato a spalla rispetto a questa situazione, insomma, una cosa che ci trascinavamo dai 20 anni di mandato, dello scorso mandato, ma anche qualche amico a noi caro, diciamo, ci proponeva di questa navetta, questa cosa che girava, questo mezzo elettrico, che c'aveva in un fascino tutto suo, non a caso, insomma, tentiamo di non buttare via quanto di buono si è, insomma, c'è stato quest'estate, che poi ha avuto molta presa questo mezzo elettrico, più di quello che normalmente può avere una cosa nuova nella nostra città. Poi quando uno fa una cosa nuova, tutti quanti, insomma, c'è stato sempre quello lì da prevista che poi apre le menti a un po' a tutti quanti. Ci abbiamo lavorato e, insomma, e non è stata una cosa di facile soluzione, perché questi mezzi elettrici che si vedono un po' dappertutto, nelle città, insomma, anche in qualche paese vicino, non sono regolati da una normativa, da dispositivi, da autorizzazioni che siano coerenti con quelli che loro fanno. Cioè, non c'è stato, insomma, a Firenze non c'è stato un mezzo elettrico che ci sta un'autorizzazione specifica, come la ZRTL che fa
Beh, non ci sta. Sta parlando. Abbiamo fatto. Non ci sono altro. Abbiamo fatto una serie di cose, di indagini con gli uffici, ci abbiamo lavorato un anno, più di un anno, insomma. Poi alla fine è venuto fuori questa idea, fermo restando che un altro aspetto, quelle degli NCC e le licenze taxi, sono bloccate con la legge, cioè se noi facessimo un ampliamento delle licenze, non è possibile aprirne ad altri, sono bloccati, cioè le licenze, sono andate più licenze NCC e licenze, diciamo, perché sono contingentate, sono bloccate a livello nazionale. Però era talmente la voglia di fare questa cosa, ci siamo inventati, insomma, con la responsabile dell'epoca, la dottoressa, l'architetto Cafuro, questo servizio che si chiama TPL, trasporto pubblico locale. E insomma, ho conosciuto l'architetto Cafuro, sa benissimo che prima di fare il provvedimento dovevano esserci tutti i timbri possibili. Immaginavo, siamo andati in regione, ci hanno autorizzato la regione per un tratto statale, per quello che insomma poteva essere un'eventuale sovrapposizione col trasporto pubblico essenziale che fa SITA. Quindi ho chiesto alla regione, l'ufficio trasporti regionale, guarda, noi vorremmo fare questa cosa a livello turistico, con un mezzatino, c'è stata la normativa, è in conflitto, ci autorizzi nelle tratte utilizzate, diciamo, dalla SITA, cioè ci hanno dato l'assenso. Poi c'è venuto di prendersi un'autorizzazione dalla provincia sulla via Nova Chiunzi, perché lì è competenza provincia, e così diciamo, c'è una mitra che durava 6-7 mesi per avere tutto questa roba. Perché la nostra idea qual era? Quella di, con questo mezzo turistico, di unire quelli che sono i nostri beni monumentali, Santa Maria Leale, il museo, diciamo, di arte sacra della chiesa, il castello, insomma, eccetera, eccetera. E quindi un po' la procedura intrapresa è quella del trasporto classico, il trasporto pubblico locale, la classica TPL che viene utilizzata in costa da Marte anche da mezzi non atipici ma tipici con le varie autorizzazioni. L'unica cosa è che l'abbiamo fatto con un mezzo atipico, un mezzo elettrico, perché volevamo dare questo segnale. Ovviamente le TPL funzionano come dice Mario, con i paletti, con gli orari, tutte queste robe qua. Però insomma, il nostro dubbio era rispetto a quelle che poteva essere l'attendibilità di un bando molto stringente, come dice Marco, dice una cosa sbagliata, è anche economica, nel senso che fare investimenti di 5-30 mila euro, non fare, diciamo, sta cosa, è abbastanza complicato. Come pure c'erano dei dubbi rispetto al mezzo, perché il mezzo elettrico dura 5-6 ore, ma non solo 5-6 ore, però non è che vai lì sulla scrivania con il telefonino lo carichi in mezz'ora, ci vogliono 4-5 ore per caricarlo. Quindi ci siamo resi conto che questa cosa, così come era articolata e prevista nel bando, non poteva, cioè non può funzionare in questo modo. E pur vero che avevamo visto due navette, il secondo, insomma, con tutta la. A parte che hanno partecipato due persone a questo bando che hanno fatto, il secondo poi non ha voluto investire sul mezzo, ha chiesto un mezzo che non era troppo atipico, un mezzo più tipico. Alla fine è rimasto solo questa persona che insomma, in un modo o nell'altro ha fatto, diciamo, questo servizio. Ovviamente mi auguro che quello che dice Mario non sia, diciamo, riscontrato, non sia vero, però se così fosse bisogna intervenire per quanto riguarda. No, nel senso che diciamo, non sia riscontrato. Io do per buono quello che tu dici, però deve essere riscontrato agli uffici che devono fare loro il lavoro. Però diciamo questa cosa qua poi ha suscitato nell'ambito del paese un interesse, perché questa cosa è risultata bella, accettata dai turisti, come diceva Salvatore, sono struttura di un nuovo paese. E qui può essere dei cittadini, cioè se i turisti dicono, è una cosa buona, volevo solo finire. Rispetto a questa cosa. Però solo finito, facciamo un discorso buono. Rispetto a questa cosa che per noi era assolutamente sperimentale, e il numero di persone che potessero accedere a questo bando, e il bando in sé, è un fatto, diciamo, molto sperimentale. Quindi, rispetto a questo, diciamo, risultato, questo che abbiamo visto funzionare, ma in un certo modo, bisogna metterci mano, aggiungendo una navetta, aggiungendo due navette, modificando il bando di gara nei limiti di quello che può essere un trasporto pubblico locale
e non un servizio di taxi, un servizio di NCC. Come si fa perché è un bando di gara che è stato già assegnato? Scusate. No, poi si troverà. Sì, però si può fare, secondo me no. No, ho bisogno di prendere atto di questo bando, diciamo sì. Ma se quello che tu, se quello che tu dici, sospiri, e io credo sia vero, che il bando è anche economico, nel momento in cui il gestore della licenza dovrà rispettare benissimamente quelle che sono le linee indicate dal bando e lo riterrà non economico, rinuncerà alla licenza, non è che voglio dire. Se invece è economico significa che non è tanto. Certo, sindaco, perché se poi io chiamo per verificare, nessuno va a verificare. Scusatemi, cioè, io se, anche questa è un'altra cosa da discutere. Questa se io chiamo per consigliere comunale, è vergognoso che non venga dato, diciamo, però non che ti voglio interrompere, io volevo solo mettere su due piani delle cose. Quella che è la tua interrogazione che hai fatto, legittima, eccetera, eccetera, bisogna verificare assolutamente, cioè bisogna dare seguito a quelle che sono le concorrenze che ha rilevato male. E quello che è un discorso più generale rispetto alla mobilità sostenibile in funzione di chiave turistica. Questo è il ragionamento che volevo fare all'altra di questa cosa. Come si riesce a fare questa cosa qua? Bisogna analizzare, approfondire e mettere in campo. Se non c'è sta, significa che noi diciamo alla vetta turistica elettrica non andiamo di Madrid, perché se non si mantiene economicamente e il comune non ci mette i soldi, poi da solo comune mette i soldi, ha la funzionalità, li mezzi su e va girando quello che costa. Però questo non è. È chiaro che le attività imprenditoriali si tengono, si fanno inutile, si fanno in aperto e non si mette. Quindi questo è il discorso che faccio in generale. Fermo restando quelle che è la specificità dell'utilizzo di questa licenza nel periodo estivo del trascorso, che ripeto, è una fase stata, una fase sperimentale. Se non l'avessimo fatto questa cosa, non sapevamo come è sicurato 5, non sapevamo che a chiamata, insomma, è stato utilizzato a chiamata, non sapevamo dove il corso maggiormente utilizzato, magari di lo splendido fino al porto e bisogna modulare su quel corso. Cioè una serie di cose che devono essere rivisitate e messe in chiaro, anche per allargare questo servizio e allargare questi tipi di licenze ad altri giovani che vogliono intraprendere questa strada. Io credo che avere 2-3 navette ecologiche in un paese è una cosa bellissima, fermo restando, ma questo non vuole essere un appunto rispetto a loro, che i taxi, quelli che ci stanno a Maiorca, tutte persone squisitissime che io conosco, non è che si chiama per andare dal corso al porto si pigliano 2 euro, si pigliano 1,50 euro, io non ho mai visto che sta questo è un altro discorso, no, lo dico perché anche loro potrebbero, insomma, visto il successo che ha avuto questa cosa, si potrebbero ingegnarsi e magari trasformare e portare questa licenza su una cosa diversa e fare quindi, che lo fanno a 3 anni, come dice Mario, un taxi ecologico che va in giro utilizzando le loro licenze che non sono, cioè sono licenze effettive e superando quelle che può essere il rilascio di una nuova licenza di taxi che è, diciamo, bloccato. Questo è, diciamo, una serie. Scusami, signore, io capisco tutto quello che dici, in linea di massima sono d'accordo con te, però dobbiamo distinguere. Se facciamo un discorso di carattere generale sulla mobilità sostenibile, io sono completamente d'accordo con te. Sono d'accordo perché chi è contro la mobilità sostenibile è contro la mobilità. Ma Mario, il problema è che le cose poi rimangono, cioè se tu non le sperimenti, rimangono sempre. Non è stato fatto con un bando, io vi ho fatto notare. Semplicemente ma in Italia che il bando così com'è non va bene. Ma ci sta, allora sto signore, perché a me dispiace che pure una persona che ha investito su questo settore, ma già il fatto che il bando preveda che tu per partecipare devi avere già il mezzo tuo, è una cosa un po' fuori dal mondo, perché se partecipavano 10 persone con 10 bando, adesso che sarebbe stato 10 mezzo, vincevano solo tu e gli altri che facevi, che un po' gusto. Detto questo, abbiamo cercato di aiutarlo, tanto perché io non ho sentito più di tanto, perché l'interrogazione è arrivata in consiglio comunale quando il servizio ormai è già finito. Io vi sto dicendo, è un servizio che va migliorato.
Così come io l'ho scritto su Facebook, me ne assumo la responsabilità, io penso che anche mettere una navetta più piccolina, adducendo il DPR che voi finanziate anche, far mettere una navetta più piccolina sia stato, tra virgolette, fatto per dare un aiuto e ben venga a questo ragazzo che girava sullo stesso circuito. No, vabbè, non puoi andare per la benzina. Ma non è vero, ma perché giusto, perché per la navetta il mese di luglio, il mese di agosto abbiamo creato dei problemi alle frazioni e salute a noi. Ma perché per esempio va a navetta bisognava rispettare l'ordinanza e invece va a navetta che va al cimitero l'ordinanza si può fare in erba? Dai, cioè, diciamoci la verità, poi saranno retropensieri lì, perché giustamente il banco è economico, il mezzo costa un capitale, io penso che invece ci sta qualcosa di male. Però metti un pochettino da parte il fatto generale, il discorso generale, io vi sto dicendo che secondo me il banco va rivisto, perché così com'è uno agisce, muove i tanti, si licenziano, investono, a me non mi interessa. Però mi rendo conto che è una forma di concorrenza sleale fatta addirittura sotto gli occhi. Vabbè, io non dico, cioè, tu dove fai così con la testa, poi io non ho capito. Se io credo di pensarlo come voi, è giusto, hai sollevato un problema, noi ti ringraziamo perché l'avevamo notato pure noi che c'era qualcosa. E quando? Ma non è che non è che non è che non è via sperimentale, tu mi pare che stai modificando da un lato e dall'altro. Noi vogliamo incrementare, vogliamo migliorare questo servizio che è una cosa importantissima per la collettività e di questo ti ringraziamo, però rimangare sempre la stessa cosa non è giusto, dobbiamo collaborare insieme per cercare di ottimizzare per il prossimo anno il nostro e lo spirito deve essere questo, io te ne do atto e mi fa piacere che ne parliamo qui e poi e noi pure abbiamo notato questa cosa, non è che chiudiamo su macchina, l'ha detto pure Salvatore, è giusto che sia così. Però, proprio perché è sperimentale, ci è servito per capire determinate cose, è chiaro che il bando è stato fatto con un delirio, probabilmente che non era quello giusto e giustamente Marano ti deve rispondere in quel modo perché non abbiamo motivo per poter, abbiamo portato a termine il servizio così com'è e per l'altro... Ah, cioè Marano è giusto che risponda così? Ma è normale, ma tu hai letto la risposta di Marano? No, l'ho letta, ma ci sono delle cose... Ma tu c'è un funzionario che risponde al consigliere che voglio dire una Antonio Marano, ma non che questo non può rispondere a me, se sto dicendo una bugia. Tu l'avrai verificata e avrai avuto della contezza, però noi non essendo stati sul posto non possiamo prendere quello che controllare, è giusto che altri membri se ne pigliano la responsabilità e vanno a controllare. Adesso vogliamo mettere mano a sistemare per l'anno prossimo perché l'iniziativa ci è piaciuta, però da qui a denigrare comunque un servizio o dire che non abbiamo fatto diciamo il senso diciamo dell'interrogazione di fare credo che le risposte dell'Italia quando hai fatto tu in riunione e Angelo Perroni prego sei un assessore di questo ma finì ma non assolutamente mai non è presente non è presente no ma ti conosco rimaniamo su rimaniamo sul tema proprio delle risorse diciamo aspetta l'interrogazione non l'abbiamo mancato. Okay. Vabbè, insomma, se ritiriamo di concludere l'argomento sottopostoci dal consigliere Ruggero. Ne prendiamo atto e cercheremo di. Vabbè, non bisogna votare, quindi diciamo, un attimo è stata aperta, è stata proficua. Credo che. Vedete, posso dire tecnica, ma solamente perché tecnica. Mario ha illustrato la cosa. Noi dobbiamo prendere atto, si deve votare. No, non si vota, no. Se non si vota. Deve solo fare a dire se. Togli mi conservi una cosa. Come se una volta volessi stare io al posto di ci sono state le armi anche 700 anni fa. Un consiglio che è stato un amministratore. Purtroppo non c'è, quindi non faccio nome, mi dovete perdonare, è molto altro, non è morto. Mi ha dato il suo potere. Rispetto al mio servizio sulla storia, lui che aveva un'ironia molto alta, riconosco, è tuttora che non c'è più, lo riconosco. Mi disse soltanto, dopo che io avevo insistito sul problema, mi disse, Salvatore, mi ricordo che tu dici che leggi,
gli dico un po' disse, mi disse, sicuramente la preghiera va dove ti porti il cuore. Lui c'è. Visto lui? Ho finito. Vabbè, ok. Passiamo al punto successivo, sono dei tempi di fuori bilancio. Allora, giudice di pace comando, devi di cui ti sì. 103, 100, 114. Viene a sacramento. Sì, no, viene a 14. Non so quanto. Allora, c'è tutto il momento. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio. L'abbiamo letto, la sentenza. Ok. Vabbè, allora votiamo direttamente, astenuti immediatamente seguibili della stessa votazione. Poi ci sta riconoscimento del debito sui bilanci, Corte d'Appello di Salerno, e successiva tendenza al TAR. Sì, ci asteniamo. Ok, votiamo anche questa qui. E sull'ultimo. Immediatamente seguibile. Ah, serramenti. Capace di serramenti. No, i serramenti sono il punto numero 6. Ma scusate, mica abbiamo discusso il numero 7. Il numero 7 è l'interazione. Ah, l'abbiamo già discusso. No, no, no. Ma no, no, no. Sul numero 7 vorrei dire come no. Ma il fatto che il comune abbia potuto privare la privacy di un cittadino, che guarda caso, non facciamo nome perché non è giusto, ma il sottoscritto lo conosce e devo dire che vive in conflitto di interesse con le stesse chiese che stanno nel comune di Maio. La vita che non parla in conflitto pure con quella lì, ci costa 20.000 euro. Adesso non sta a me decidere come siamo arrivati a questa cifra così aperta. Però se votassi noi l'idea comune contro questo principio sarebbe veramente una non buono, significa che noi dovremmo cambiare le schede. Io non posso condannare il comune solamente perché ha notificato un atto. E tu hai messo in discussione che abbiamo violato la privacy. E poi alla fine abbiamo perso. Lungo il cammino perché abbiamo perso, perdonate, non ci siamo entrati. Se gli avvocati, come al solito, quando devono difendere gli enti pubblici, cercano di non insistere perché il comune ha tante cose da fare. Ma se c'è stata questa giustizia, perché le sentenze si prende a, ma pubblicamente si può anche dire, non si possono condividere. E se non si condivide la sentenza, non possono fare tutto il
alle verifiche delle collettività. Quindi è comunque su questo argomento convintamente proprio si astiene per non votare addirittura a favore, perché non c'è la materia del contenere, cioè possibilmente che un dipendente popolare va a violare la paranza, non esiste, non c'è. Credo che sia la tua osservazione sia pertinente, soprattutto legittima e da condividere, però veramente l'unica cosa è condivisibile dall'esposizione che ha fatto la dottoressa, veramente condivisibile. C'è una cosa che non volevo capire, questa è una sentenza, secondo me, non l'ho letta in maniera approfondita perché non faccio l'avvocato, quindi è un riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, per una causa che secondo me deve essere molto molto vecchia, giusto? Volevo capire come mai c'è stata alla fine una successiva sentenza per ottemperanza del TAR, cioè se siamo arrivati in grado di giudizio, perché poi si è espresso il TAR? Presumo che il TAR si sia espresso per dire se il signore l'ha pagato, giusto? Sì. Come mai si è arrivato al TAR? Perché in evidenza credo dell'ufficio non è stato pagato, quindi c'è una causa. Non è stato dato seguito alla sentenza, quindi poi il TAR capisce quella parte che può chiedere al TAR questa sentenza. Questo apre un altro problema che mi ha presentato sempre quando stavo nelle file della maggioranza. Nessuno di noi, questo succedeva anche quando facevo vice sindaco, io ho conoscenza del numero di contenzioso del comune di Maiuno. Ed è una cosa gravissima, perché sicuramente su questa sentenza ci saranno aggravi almeno delle spese del TAR, quindi 4.000 euro. Perché nessuno di noi è a conoscenza della quantità e della qualità del contenzioso. Avevo che io ho cercato di fare istituire l'ufficio legale, c'è cioè una riferita. La cosa che mi ha ragione, è una cosa molto seria. Questa è brava, grazie. Questa è una grande, io non ci ho avuto compagno. Ringraziate, diciamo, questa cosa che ci sta un aggravio di costi. Possiamo dire che insomma sotto la nostra prima mandato, quando varie recessive, diciamo, contenziosi non sono stati. La prima riunione, ma contenziosi vecchi che stanno arrivando nella fase di pagamento sono stati, quindi nei prossimi mesi arriveranno, diciamo, delle parcelle delle sentenze sicuramente dolorose per ognuno di noi, dovuti. Ovviamente non come in questo caso seguiti, curati, insomma, attenzionati da parte dei nostri legali, però vi darà una sentenza, cose abbastanza importanti dal punto di vista economico. Quindi non sarà semplice per noi farvi fronte con il nostro bilancio, sì, la nostra ufficio legale, la cosa che ci voleva. Vabbè, ok. Allora il comune vota e si astiene. Mario vota contro, astenuto, quindi quattro astenuti, favorevole il test e un contrario. È finita la riunione. Sicuramente seguite. È finita la cosa. No, non lo spenga. Schizzi di pronta, di non cosa. No, no, ci sono due minuti. L'immediata seguita. Sì, immediata seguita. Grazie a tutti per la partecipazione. Grazie, buona giornata. Lucia. Ma io sono venuto a votare. Perché visto sì.